Buongiorno e bentornati su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, guide e build dei vostri giochi preferiti. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale perché ho un sacco di visualizzazioni ma pochissimi iscritti e quindi vi ringrazierei moltissimo per supportare il canale e quello che faccio. E soprattutto ricordatevi, se invece siete iscritti, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri video. Oggi parliamo di Anthem perché il buon Christian ha tirato la bomba sul blog della BioWare. Quindi intro e bam! Partiamo con il loot. Il buon Christian ha ovviamente iniziato ringraziando tutti coloro che stanno costantemente chiedendo e rispondendo sul suo profilo Twitter riguardo alle news che vogliono per Anthem e soprattutto agli argomenti che vorrebbero essere trattati. E lui ovviamente ha voluto rispondere in maniera seria stavolta e non con qualche post. Quindi ecco qua che ha spoilerato sul nuovo sistema di loot di Anthem che verrà introdotto quando ci sarà l'upgrade per Anthem Next. Bene, cercherò di essere un pochino riassuntivo, di farvi vedere qualche immagine, c'è anche un pezzettino di video e spero di farvi molto piacere rivelando queste news che sono state in realtà rilevate sul blog di Anthem direttamente. Vi lascio anzi il blog in descrizione se volete leggere meglio quello che ha detto Christian e fatemi sapere comunque tutti i vostri commenti che riguardano questo update. Iniziamo con l'esperienza di bottino di cui parla Christian, che deve essere soddisfacente. Lui dice: una buona esperienza del giocatore dipende dal fatto che il sistema di bottino sia estendibile, estensibile e soprattutto robusto. E tutto può andare ovviamente sempre storto nei giochi, anzi molto è andato storto nel gioco attuale. Non siamo riusciti qui e ci siamo resi conto che sarebbe stato necessario costruire qualcosa di nuovo da zero, iniziando con una lunga occhiata e ovviamente la comprensione dei tanti giochi che ovviamente gli ispirano. Sulla base di questa ricerca, insieme a tutti i pensieri e i feedback che abbiamo ricevuto, stiamo pianificando alcuni cambiamenti di alto livello che volevamo provare. Ovviamente la prima cosa che loro vogliono introdurre è di rispettare il tempo di gioco di un player, quindi è stata aumentata la frequenza di bottino, ma è stata aumentata utilizzando sempre uno step successivo, quindi c'è sempre la possibilità di ottenere qualcosa di eccezionale, molto raro, ma la rarità del bottino ha un valore strategico durante la progressione del gioco. Quindi ovviamente noi non andremo a pescare come attualmente è in Anthem, cioè casualmente una rarità assurda con un pezzo assurdo anche appena entrati in esplorazione libera, ma sarà durante, diciamo, una progressione del personaggio e ovviamente il livello e del gear, chiaramente del bottino stesso. Quindi già questo cambia molto rispetto a quello che è attuale la concezione di drop. Bene, quello dopo invece lui lo chiama abbraccia la scelta ed è forse il cambiamento che io ritengo migliore che potevano fare. In pratica, al posto di affidarci totalmente alla casualità, che come adesso chiaramente, quindi andare da missioni, aspettare i venditori specializzati, ci saranno delle tabelle di bottino uniche in cui dovremo andare a fare una determinata missione o un determinato mostro per poter droppare un determinato oggetto. Quindi ci saranno, come per la maggior parte degli altri giochi, chiaramente prendiamo uno che è Warframe, ok, ci saranno delle tabelle di bottino dove noi potremo andare realmente con una percentuale di drop a uccidere un determinato mostro proprio per droppare quello che ci interessa. Questo secondo me è il cambiamento più grosso che lui ha spoilerato in questo blog, per il semplice fatto che va a modificare tutto quello che è attualmente sbagliato in Anthem e che riguarda il bottino, cioè la casualità, che è veramente una merda, perché questa è la verità dei fatti. Attualmente Anthem ha un sistema di drop che è veramente pessimo. Così facendo invece non solo la casualità ci sarà, perché ovviamente ci deve essere, ma
potremmo noi andare a ricercare direttamente un pezzo per il nostro gear che ci serve per completare magari una build. Questa è un'ottima cosa perché chiaramente chi è rimasto indietro o comunque chi si vuole fare specifiche build potrà veramente puntare all'obiettivo senza rotture di balle e soprattutto frustrazioni perché non si riesce a trovare un determinato pezzo. Per quanto riguarda invece l'esperienza grafica per il drop, e qua vi ho posto un video, ve lo metto in loop finché non finisco di parlare di questo pezzo. In pratica lui dice: il bottino sembra emozionante e più evidente quando cade, viene celebrato quando viene raccolto. Quindi i nemici rari, noti anche come scrigni del tesoro ambulanti, creano momenti emozionanti per ottenere uno scoppio di bottino tutto in una volta. Come vedete dal videino che vi sto postando, che lui ha postato sul blog, in pratica ogni volta che noi andremo ad ammazzare un, ovviamente come dice lui, uno scrigno del tesoro ambulante, avremo un'esplosione di drop attorno a lui, e quando gli andremo a raccattare, quindi quando passeremo sopra il bottino, ci verrà detto prima di tutto che cosa abbiamo raccolto, e seconda cosa ci verrà identificato e detto immediatamente sul lato destro dello schermo. Questa cosa attualmente non c'è, secondo me era una mancanza enorme, che bisognava per forza uscire per vedere che cosa si era droppato, e soprattutto tutto questo che noi andremo a droppare chiaramente potrà essere non solo rivelato immediatamente, quindi non ci sarà tutta quella scenetta finale in cui viene rilevato il bottino di cui non ce ne fregava una beata mazza di niente, ma potremo direttamente controllare il nostro drop quando lo droppiamo. Quindi se in quel preciso momento uccidiamo il boss e siamo nell'area di esplorazione, potremo fermarci e controllare il bottino che abbiamo trovato e soprattutto equipaggiarlo. Quindi ci sarà un 100% di sfruttamento del drop immediato, il che mi rende molto felice perché attualmente non era così. Avevano fatto alcune modifiche alla fine, diciamo, della vita di Anthem, in cui si poteva fare, ma ancora mancava veramente la soddisfazione di droppare qualcosa di bello. Quindi vederlo esplodere dal mostro è una soddisfazione da bimbo minchia, ma è una bella soddisfazione secondo me. La penultima cosa che è stata invece inserita nel blog, e che sicuramente può essere un surplus, un più anzi, di quello che c'è attualmente, quindi è una modifica leggera su quello che già abbiamo in Anthem, è che ogni oggetto ha le proprie iscrizioni, ma negli oggetti attuali mancano parecchie iscrizioni e soprattutto alcuni oggetti sono totalmente inutili perché mancano delle iscrizioni indispensabili, come per esempio il damage aumentato di una determinata arma magari molto rara. Quindi gli oggetti che andremo a droppare avranno tutte iscrizioni fondamentali e soprattutto potremo sia cambiarle, quindi droppiamo un'arma che magari ha un'iscrizione sbagliata, la potremo andare a modificare, sia la potremo aumentare come nella maggior parte dei giochi. Prendiamo per esempio Monster Hunter, come può essere Warframe, come può essere World of Warcraft. L'oggetto che noi andiamo a droppare può rimanere con noi, se è un oggetto eccezionale, fino alla fine, perché potremo modificarlo come vogliamo noi. Questa è già un'altra cosa in più, secondo me, che è stata modificata dall'attuale sistema di loot, quindi sistema di modifica dei pezzi, e che sinceramente può essere molto 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 bello. Chiaramente lui parla anche del power cap, dice che potrà essere facilmente aumentato, e ovviamente questa facilitazione di aumento del power cap andrà a fare anche un ridimensionamento del bottino in conseguenza al gear che si avrà sul nostro strale. Quindi semplicemente una cosa che attualmente non c'è e che credo fosse la base da inserire in un titolo grinder come questo. Quindi non so perché non l'avevano pensato prima, a quanto pare ci hanno dovuto pensare i ragazzi canadesi. Va bene così, direi che va bene così. Inoltre tutti gli oggetti avranno una telemetria che avranno ovviamente loro, e che ovviamente gli servirà per modificare sia il bilanciamento che le tendenze all'interno del gioco. Quindi non soltanto avremo probabilmente dei nuovi oggetti e creati e
sistemati in maniera molto migliore. Direi che forse quello che si avvicina di più a questa descrizione è il loot che si ha in The Division, quindi questo è secondo me l'indirizzo che stanno prendendo. Ma non soltanto questo, perché c'è stato anche un sentore di PvP, è stato nominato anche il PvP, sicuramente grazie a tutti i dati che loro riceveranno tramite questi nuovi oggetti potranno modificare il bilanciamento e magari apportare le tendenze di drop, un po' come succede in Destiny 2, quindi devo dire che sembrano veramente indirizzati bene e il binario preso per queste modifiche devo dire che è ben delineato. L'ultima cosa, e mi spiace tenervi ancora qui, ma è veramente l'ultima cosa, poi vi saluto. Lui ha parlato, Christian Sembra ha parlato del che oltre alla bottina e alle attrezzature ci sono anche dei miglioramenti riguardanti le sparatorie, quindi proprio il lato client del gioco. Attualmente Anthem ha un problema, secondo me, che era minore, non si percepiva moltissimo, ma c'era, e cioè la reazione dei nemici, che era molto lenta e soprattutto non era immediata. Quindi se io sparavo a un nemico con un fucile a cecchino, facevo in tempo a sparare al primo e l'altro di fianco ancora doveva capire che il suo compagno era morto. In questo caso è stato migliorato, praticamente attualmente nella loro build, ovviamente in quello che stanno provando, i nemici rispondono istantaneamente al fuoco, quindi una volta che noi iniziamo ad aprire il fuoco il nemico ci attacca subito. E inoltre stanno rivalutando completamente tutte le build da mischia e chiaramente stanno anche aumentando e migliorando tutte le abilità e aggiungendo anche delle abilità e soprattutto punti abilità per sbloccare nuovi tipi di equipaggiamento. Quindi ci saranno molte più cose introdotte in Anthem Next che quelle attuali. Tanta roba e soprattutto, e qui vi lascio una bellissima altra foto, ci saranno le armi basate sulle fazioni, quindi non tutte uguali, belle devo dire, anche questo è un aspetto grafico che sicuramente al player piace, e quindi tanta roba. Direi che come ho detto prima, la strada imboccata da questo studio di BioWare molto piccolino devo dire che è veramente presa bene. Bene, direi che con questo invece è tutto. Io, lui ovviamente nel blog saluta, ringrazia, chiede di continuare a dargli feedback e a dargli porgli domande, che sarà molto felice di rispondergli, di risponderci. E io vi saluto anche io e vi dico che ci vedremo probabilmente in gioco su Anthem, perché queste nuove news, anche queste sono, mi stanno facendo veramente voglia di tornare a volare con lo Strale. Ed è una cosa che mi manca parecchio. Quindi GG a tutti quanti e buona giornata.